Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori del canale 11 di Teleradio Gubbio, Sport e Incontri del giovedì. Questa volta parleremo di atletica leggera e di ciclismo con personaggi importanti come oramai nostra consuetudine. Partiamo con l'atletica leggera, intanto per la presenza di Sauro Mencaroni, il presidente della Atletica Capanne, Atletica Proloco Capanne, che al campionato italiano allieve ha ottenuto il sesto posto, campionato a squadre, diciamo categoria B, che si è disputata a Roma, quindi un ottimo sesto posto, mi pare 3 secondi posti a livello individuale, una giornata estremamente positiva per una realtà che chiaramente fonda le sue radici da tanti anni, con ovviamente Sauro protagonista e grande appassionato ovviamente di atletica leggera. Ricordiamo su tutti, per fare un ricordo, che dall'Atletica Proloco Capanne è nata sportivamente parlando Benedetta Ceccarelli, che credo che sia ancora una delle poche pochissimi umbri che sono approdati alle Olimpiadi. Comunque, detto questo, questa è una parentesi tanto per ricordare una grande atleta che adesso lavora nell'Arma dei Carabinieri, anzi speriamo di averla qualche volta ospite, anche se adesso è impegnata parecchio con il lavoro. Comunque, detto questo, io, Sauro, passerei subito a Roma, ricordare, ormai sono passate una decina di giorni, ricordare però questo bel sesto posto su 12, è un buonissimo risultato e tra l'altro era un po' anche nelle vostre previsioni, però un conto è la previsione e un conto è ottenerlo. Esatto, sì, grazie, buonasera a tutti. Sì, è stata, diciamo, il coronamento di una bella stagione. Come società avevamo puntato fortemente sulla categoria delle allieve e puntando naturalmente alla finale nazionale che va dal 13° posto in poi, perché indubbiamente per entrare nelle prime 12 ci vogliono veramente, veramente atleti di livello assoluto. E noi non è che non ce l'abbiamo, però magari ecco, la nostra finale era questa. E il piazzamento sesto posto, ci eravamo qualificati come quinti, quindi molto bene, perché all'ultimo momento è mancata praticamente una gara, anzi due, e quindi quelle che poi sono venute hanno cercato di dare il massimo di quello che consentiva la preparazione attuale, e è venuto fuori questo bel risultato. Indubbiamente abbiamo battuto squadre di livello come la San Benedetto del Tronto, come Accademi Bari, l'Atletica Fermo, insomma squadre che hanno la Gran Sasso di Teramo, insomma che hanno una tradizione, senz'altro. Certamente. Allora io adesso, prima poi di andare ovviamente più nel profondo anche di questo incontro con l'Atletica Capanne, passerei la parola ai nostri amici sponsor e poi torniamo qui da studio. Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, i migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi
si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare i piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Allora, torniamo qui a studio parlando appunto di atletica leggera con l'atletica Proloco Capanne. Sauro Mencaroni prima ci ha fatto una piccola introduzione di quello che è stata la gara allieve con la sua squadra allieve una decina di giorni fa, 10-12 giorni fa oramai, a Roma, finale nazionale diciamo della seconda fascia a livello allieve, il sesto posto, e ci elencava anche le squadre che ha messo in fila dietro all'Atletica Capanne. Quindi io comunque adesso qui alla mia destra, tanto ve la presento, c'è Chiara Fucelli che è arrivata seconda nei 2000 siepi, ovviamente Luca Uccellini che poi interverrà un po' su quello che è appunto è il programma di questa giornata, ma anche un po' quello che è l'atletica leggera, quello che abbiamo seguito anche negli ultimi tempi. Allora Sauro, ritornando a te, ottimo, dicevi, ottimo risultato, ma io passerei subito a dopodomani nel pomeriggio, perché organizzi sempre una bellissima manifestazione che è aggiunta a quale edizione? 45 edizioni, 45 edizioni mini olimpiadi.
abbiamo, diciamo, ereditato quella che era una sfida fra Rioni, Castel del Piano, Capanne, San Sisto, Pila, Strozza Capponi, e organizzava la Libertas Castel del Piano, che non c'è più. E quindi, diciamo, quando gli organizzatori iniziali hanno un pochino lasciato la mano, ho ereditato la cosa, perché mi ha sempre affascinato l'atletica e anche questo genere di competizioni. Naturalmente bisognava andare avanti, quindi abbiamo trasformato queste mini olimpiadi in una manifestazione vera e propria sotto l'egida della FIDAL, e quindi le gare naturalmente vanno in graduatoria nel piccolo impianto di base di Capanne, che stiamo utilizzando al massimo, con tanti bambini, tanti ragazzi che vengono ai corsi da noi organizzati, e quindi vengono un po' tutte le società umbre. Anche l'anno scorso abbiamo fatto un record di partecipanti con oltre 300 iscritti, che quasi tutti hanno fatto due gare, quindi parliamo di oltre 500 presenze gara. Le gare inizieranno sabato, quindi 12 ottobre alle 15:30, e per poi andare avanti sono ben 42 gare, quindi una bella sfilza di gare, e speriamo una bella giornata di sole che non guasta quando si organizzano le gare. Certo. Ovviamente mini olimpiadi dell'atletica leggera, questo ecco era da precisare, ma insomma 45 edizioni, è una grande, una bella kermesse che noi tra l'altro vi proporremo lunedì prossimo. Allora, Chiara Fucelli, giusto? Sì. 2000 siepi, secondo posto, primo posto mi pare che è una tua collega, sì, dell'ARCS. Dell'ARCS, sì. Bonifazzi, mi pare. Sì. Ecco. Come è andata? Insomma, è stata una battaglia? È stata una bella gara. Diciamo, me la sono fatta un po' tirare. Però lei ha un buon cambio sul finale, cosa che io non ho, e quindi mi ha fregato lì all'ultimo. Insomma, vabbè. Però sei contenta, no? Sì, posto. Soddisfatta, sì. Ecco, faccio un po' il ritratto tecnico di Chiara, che tra l'altro so che a Roma ha anche gareggiato in altre specialità. Esatto, come una brava atleta affezionata alla squadra, è stata naturalmente richiesta la sua partecipazione anche agli 800 metri, che è una gara per lei un po' corta, dove si è classificata al sesto posto, e addirittura anche la 4x400, dove anche lì ha dato il massimo che poteva dare. Abbiamo fatto un buon quinto posto con la 4x4. Lei ormai è specializzata nelle siepi, dove ai campionati italiani è andata molto bene, Agropoli, facendo praticamente il record regionale, ma essendo battuta proprio sul finale da Michela Bonifazzi, quindi il record è di Michela Bonifazzi, però sono due ottimi tempi a livello nazionale, con 7.39 sui 2000 siepi. È al primo anno di categoria, quindi il prossimo anno, a differenza invece della Bonifazzi che passerà fra le junior, Chiara quindi al secondo anno di categoria punterà, io con lei, la squadra con lei, decisamente ai campionati italiani, dove con un miglioramento cronometrico sostanzioso sicuramente si può piazzare nelle prime 10 senz'altro. Ecco, questo, vabbè, insomma, quindi per il resto dicevi la squadra ha risposto, no? Tutte le ragazze hanno risposto alle... Sì, diciamo, chi più chi meno, tutte hanno dato quello che adesso la loro condizione le permetteva. Abbiamo fatto 3 secondi posti, con la citata Chiara Fucelli nei 2000 siepi, con la Chiara Belfico nei 3000 piani e con la Baldelli nel getto del peso. Indubbiamente la Baldelli, ecco, eravamo speranzosi che fosse la medaglia d'oro, perché lei ha quasi un metro più di personale, quindi ha fatto 11.97, quindi diciamo un secondo posto bene, ma ecco, le va un pochino stretto, poteva sicuramente vincere, come no, certo, alla fine gli è andato anche bene perché ha salvato il secondo posto per un centimetro. Poi abbiamo il terzo posto per Agnese Soli, che è reduce da un periodo così allenamenti, ha cambiato allenatore, e quindi 3 metri per lei, che ha 3.20 di personale,
è comunque un ottimo terzo posto con, come detto, 3 metri. E poi abbiamo la 4%, settima classificata, e così via, quarto posto sempre della Belfico nei 1500, settima la Ranieri nei 400 metri di piani, e quindi tutti quei piazzamenti da ex sesto, quinto, sesto, così, che hanno consentito questo veramente ottimo piazzamento. Piazzamento di squadra. Luca, allora, Sauro ha speso una vita e continuerà a spenderla per l'amore per l'atletica leggera, questo già è un fatto di grande positività, però ha anche ottenuto i risultati, li sta ottenendo, no? Beh, Sauro credo che nel panorama umbro dell'atletica sia un po' la figura principale, perché è tanto tempo che sta sul campo, prima come atleta, poi come tecnico, ha ottenuto, come ricordavi tu, dei risultati notevoli. Credo che la partecipazione di Benedetta Ceccarelli alle Olimpiadi sia stata per Sauro, al di là del risultato, un coronamento, un premio alla sua attività. Ora sta portando avanti con la solita passione, la solita competenza, questo bel gruppo di giovani, con le mini Olimpiadi da ulteriore slancio a questo movimento, cerca di portare nuove leve all'atletica capanne, che, ripeto, secondo me in Umbria è quella che è un po' il faro dell'attività in pista, soprattutto a livello giovanile, e questo a Sauro ne va dato sicuramente atto. Certo, speriamo nella ripresa in piena attività dello stadio Santa Giuliana, perché è lo stadio di Perugia, adesso c'è la pista nuova, quindi speriamo che il prossimo anno sia dotata di tutti gli strumenti per poter avere le gare omologate. Quindi per il momento ancora noi le mini Olimpiadi le faremo a capanne, però il prossimo anno non è detta che non si facciano al Santa Giuliana. Ecco. Poterle fare al Santa Giuliana. Ecco, ritorniamo un attimo alle mini Olimpiadi. Allora, che partecipazione prevedi più o meno? Aderito? Sì, le iscrizioni sono aperte fino a venerdì sera, fino a venerdì alle 8. E l'anno scorso, come ho detto prima, erano oltre 300 partecipanti, quindi è stata una delle manifestazioni con il più alto numero di partecipanti in Umbria. Le società partecipano quasi tutte, le società umbre. E diciamo, ecco, perché ancora, diciamo, svolgendosi in un impianto di base, quindi non in una pista, però è più raccolta, c'è tanti genitori, tanti che assistono alle gare, è veramente un bell'ambiente, una bella manifestazione che dà slancio sicuramente all'atletica, e perché no, avvicina e avvicinerà, come è stato negli anni, anche tanti bambini a questa disciplina che, non lo devo dire certamente io, è la regina di tutti i sport, e da cui sono usciti personaggi come hai detto tu, Benedetta Ceccarelli, che ancora tutt'oggi, purtroppo, io dico io, è l'unica umbra che ha partecipato alle Olimpiadi, l'unica umbra naturalmente di sesso femminile, e poi però anche atleti del calibro di Roberto Paoluzzi, che ha partecipato quasi tutti gli anni e adesso è fra i primi 5 in Italia nelle prove multiple, Giovanni Faloci, che da ragazzetto ha partecipato e ha partecipato agli ultimi mondiali che sono svolti a Doha nel lancio del disco, quindi sono usciti anche atleti, la Lazzari che anche lei adesso è fra le prime 4-5 in Italia nel salto con l'asta, queste che mi ricordo, ma sicuramente sono state anche altre che poi hanno preso lo slancio verso una bella carriera nell'atletica. Sì, è questo che distingue, esatto, le mini Olimpiadi da forse anche altre gare, è che possono partecipare addirittura i pulcini nati 2014-2015, faranno soltanto 40 metri e la medaglietta per tutti, però comunque diciamo da 4-5 anni fino anche ai master, perché no, ha partecipato qualche anno anche Boranga, reduce anche dagli europei master, e quindi è dai piccolissimi fino agli atleti master, passando naturalmente per gli assoluti. Certamente. Allora, Chiara, tu ovviamente gareggerai, penso, sì. Che specialità farai sabato? 60 metri a lungo,
non proprio la mia specialità, però dai. Però certo, diceva Sauro, dicevi, certo, l'impianto è diciamo quello che è, non si può fare, non c'è la pista dai 400 metri, quindi alcune specialità non possono farsi, invece avresti potuto in una pista normale fare un po' tutte le discipline. Esatto, esatto, sì. Però comunque abbiamo la pedana dei lanci, abbiamo una bellissima pedana, certo, dei salti in lungo. Partecipò a suo tempo anche Maria Chiara Baccini, che è stata campionessa europea nel 1999 nel salto in lungo, e l'anno prima addirittura a 17 anni vinse il titolo assoluto quando ancora era allieva. Sarà perché l'anno comunque Fiona May non partecipò, comunque negli annali resta Chiara Baccini, che ha vinto il titolo assoluto nel 1997 a 17 anni, e del 98 si è laureata, del 99 si è laureata campionessa europea nel salto in lungo. Certo, quindi insomma, queste mini olimpiadi sono una cosa importante. Allora, adesso con te Luca vorrei appunto fare un po' anche un riassunto su quello. Adesso magari con il presidente Moscatelli lo faremo nelle prossime puntate, ma siccome che l'atletica adesso riprenderà a gennaio con l'indoor, ma sappiamo che l'indoor sono 5-6 domeniche che si vada ancora, e non andranno tutti, andranno i migliori, anche per una questione, no Luca? L'atletica in pista, in pedana, in Umbria, a livello giovanile credo che i risultati sono stati più che positivi, infatti l'abbiamo ricordato in tante occasioni in questa trasmissione, sono venuti risultati sia dall'atletica capanne sia dall'ARCS Strozza Capponi, quindi a livello giovanile, categorie giovanili, non ci possiamo lamentare, credo. Per quanto riguarda l'atletica su pista a livello assoluto, forse Saulo è un pochino più ristretto il campo, forse anche come atleti, quindi grossi risultati al di là di Faloci, che se lo vogliamo considerare umbro pur... Sì, no, beh, lui è umbro a tutti gli effetti, si allena, è di Trestina, no? Esatto, no, e si allena a Città di Castello. Non è con una società umbra, eh beh, però certo, è che le Fiamme Gialle, perché rappresentante... Indubbiamente ecco, l'atleta forse evoluto, c'è da lavorare un po' sugli adulti, sul settore assoluto, credo. Sì, sicuramente sì, ma è un po', rispecchia un po' anche com'è l'atletica italiana. A livello giovanile forti, ma anche fortissimi, a livello assoluto abbiamo diciamo qualche difficoltà. Una divagazione, te volevo chiedere a te come l'occhio dell'esperto, un bilancio sintetico su quella che è stata la spedizione a Doha, che credo alla fine è stata molto più deludente di quel minimo che si poteva aspettare. È vero, sì, indubbiamente gli aspetti sono molteplici, perché hanno partecipato ai mondiali a Doha 209 nazioni e sono andati a medaglia ben 43 nazioni. Se facciamo un esempio con il nuoto, che è l'altro sport olimpico per eccellenza, negli ultimi mondiali solo 23 paesi. Questo vuol dire, per esempio, nel nuoto il continente africano praticamente non c'è, salvo qualche sudafricano. E quindi anche la difficoltà è sicuramente più difficile vincere una medaglia nell'atletica. Questo. Però l'Italia l'ha vinta le medaglie anche quando c'erano gli africani, e anche importanti. Pertanto... è sicuramente difficile, però non è impossibile, l'hanno dimostrato. Tortu, che è ancora a 21 anni, comunque è riuscita a cogliere una finale importantissima, la finale dei 100 metri, è l'unico bianco, quindi ancora lui ha una storia tutta da scrivere, e speriamo una bella storia. E poi sono stati Jacobs, Crippa ha fatto il record italiano, che resisteva da 33 anni da Antibo, ha battuto, lui si è migliorato da 33 secondi e ha battuto il record italiano di 5 secondi. E vabbè, la Giorgi è l'unica medaglia, la medaglietta della marcia per fortuna la rimediamo sempre, o la Palmisano o questa volta con la Giorgi. Si sperava in qualche finale in più, Rea ha mancato la finale per pochissimo,
Per me è stato fortissimo Re, perché comunque ha quasi fatto il record italiano, ricordiamo che il record italiano comunque l'ha fatto in altura, l'ha fatto in una località svizzera, e quindi è come se fosse andato più forte, doveva andare ancora altri 7-8 centesimi, poi quello che l'ha battuta è arrivato a seconda, ha vinto la medaglia d'argento, quindi con una nazione che quasi non esisteva per l'atletica. Quindi hanno preso medaglie, addirittura il concorrente del Taipei nel salto in alto, perché ogni nazione ha diritto a avere almeno un concorrente. Taipei ha mandato uno per salto in alto, però l'ha mandato là tanto per partecipare. È andato un finale nel salto in alto, per dire che ci sono nazioni, cioè l'atleta può venire fuori da qualunque nazione, magari a squadre non sono fortissimi, però l'atleta singolo può venire da ogni singola nazione. E quindi in chiaroscuro, i risultati non eccelsi, si sperava sicuramente meglio, è difficile il contesto, però io ho visto una buona reazione. Sono qualificate due staffette per le Olimpiadi, la 4x100 femminile e la 4x4 maschile, quindi buoni segnali. Ancora questi ragazzi che hanno ottenuto i migliori risultati sono ancora molto giovani e quindi bisogna dar fiducia anche, no? Certo, no. Beh sì, nel futuro sicuramente meglio, sicuro, però certo l'atletica è uno sport per noi molto complicato, ci sono state le annate, questo è un po' in tutti gli sport, dove nascono 3-4 campioni che si imbattono nello stesso periodo, che ne so, ai tempi di Mennea, Simeoni. Sì certo, va... Anche Panetta, ad epoche possiamo dire, sì, perché magari epoche, trovi epoche, esatto, certo, delle stagioni in cui Ortiz, c'è il super campione. Certo, no, nel passato l'Italia ha detto la sua parte alla grande, annate dove ha vinto alla grande. Nea, Simeoni, ma poi Ivanikova, Antibo, sì, Mei. No, no. Ortiz, no, Ortiz, poi nella marcia, la marcia è stata sempre, Milano, insomma, quindi, è stata sempre la adesso fucina. Per esempio siamo scaduti anche a livello maratona per andare sulle maratona, sì, anche quest'anno ho letto un articolo dopo maratona, adesso non mi ricordo su che testata, e parlava del ritiro di Meucci, proprio detto così dal giornalista, il solito Meucci, il solito ritiro, non è un bel commento. Beh, no, non è un bel commento, anche perché lui ha vinto gli europei, quindi non è in carniere senz'altro. Però, no, insomma. Però anche nella maratona che a suo tempo ci ha dato belle soddisfazioni. Certo, certo. Diciamo che forse un pochino più si aspettava da Yassir Rashid, che è arrivato nono a Londra con 2:08, però ha messo subito il mano avanti, di sarà una maratona, perché si è corsa a mezzanotte. Sì, un po' anomala chiaramente. Anomala e calda, però rispetto per esempio alla marcia della sera prima, c'era sì l'umidità ma non era altissima, non sono viste quelle scene come sono viste nella marcia, quindi diciamo che si è corso a discreta, una temperatura discreta per la maratona, tant'è che ci sono state scene dei ritiri clamorosi. Meucci non era al meglio e si sapeva. Ecco, magari Faniel che arriva al quindicesimo e Rashid che arriva al dodicesimo, da loro qualcosina più si aspettava. Anche nell'alto avevamo due, esatto, nell'alto. Due atleti, addirittura i campionati italiani. Tamberi. No, oltre Tamberi c'era Sottile che aveva fatto 2:33. Sottile era il primo al mondo quest'anno con 2:33. Poi Tamberi forse non era. Diciamo, Sottile è molto giovane e quindi ha patito un po', diciamo, il clima della gara importantissima. Si è arenata 2:26. Tamberi, per come stava attualmente, ha fatto il massimo che poteva fare. Io spero che possa tornare ai livelli del 2016, per le medaglie, certo. Però la vedo un po' più dura, perché lui ha avuto un infortunio molto importante anche a livello di testa, non è facile. Anche lo stesso Barzim che ha vinto ci ha voluto più di un anno dopo l'intervento per ritornare a questi livelli. Diciamo che sta bravissimo, perché stanno il più che aveva saltato 2:28 e ha fatto 2:37 nell'occasione
più importante. Lui poi è nato in Qatar, cioè non è stato acquisito, no, come altri. Lui è catarino proprio di origine. Vabbè. Però Barshin credo che sia uno dei più grandi talenti di questa disciplina. Senz'altro, sì, sì, sì. Mai esistiti, no? Quindi... Beh, ha fatto 8-9 volte sopra i 2,40. No, ha fatto 2,45, 3 volte. Ha saltato proprio. No, 2,45 è il record del mondo. Ha fatto 2,46. No, no, 2,45. Lo fa 2,43 credo due volte. E vabbè, insomma. Si vede anche 2,43 quando salta lo stile. Bene, io però voglio tornare un attimo a Chiara, che l'abbiamo fatta parlare poco. Chiara, allora, primo anno allieve, ricordiamo un bel secondo posto a Roma durante questa fase dei campionati italiani. E quindi insomma un risultato importante. Tu sei una proprio affezionata dell'Atletica Capanne? Sì. Hai iniziato a che età? Ho iniziato in seconda media, perciò 13 anni. A 13 anni? Sì. Quindi nemmeno presto, no, no. Sauro? No, 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 non prestissimo. Io dico che non esiste proprio una ricetta giusta. Cioè, però... Per esperienza so che l'età migliore per cominciare è proprio le medie, perché magari già hanno fatto un altro sport i bambini, hanno fatto altre esperienze sportive, e se decidono di fare l'atletica alle medie lo decidono loro, non il genitore, e quindi è più facile che quello ti resti. Poi dopo gli esempi sono tantissimi che hanno cominciato prima e ancora saltano. Io porto sempre l'esempio di Duplanis, l'artista che a 8 anni faceva 3,80, quindi, però giustamente tanti esempi mi dicono che l'età più giusta per iniziare proprio le medie, perché è il bambino o il ragazzo che in quel momento decide di fare atletica. Bene, allora l'obiettivo di Chiara allora qual è quest'anno? Gare indoor? Sì, sì. Minimo magari per i campionati indoor, per i campionati italiani indoor, e poi... E parliamo sempre sui siepi? No. Su? Che ne so, 1500-800 magari. No, le siepi indoor non ci sono. Le siepi indoor non ci sono, non ci sono, no. E naturalmente ecco, 800, 1500, ma anche 3000 ci sono. Quindi mezzo fondista, no? Sì, 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 sì. Mezzo fondista come... Ma lei c'è sempre un bel ritmo, che come diceva Chiara è ancora difetta sul cambio di velocità. Lei a Roma ha corso sempre con la Bonifazzi fino all'ultima siepe, alla Riviera, e lì dopo gli ha dato 3 secondi la Bonifazzi dell'Arx, e quindi ecco, deve migliorare un po' sul finale, ma adesso no, c'è un buon ritmo, e l'ho dimostrato anche domenica scorsa. Siamo andati a Viterbo dove lei ha corso da sola, quindi solo contro il cronometro, si è avvicinata al suo personale. Ormai siamo a fine stagione, è andata fortissimo, quindi ha fatto 7,43 correndo da sola. Quindi ha dimostrato che può correre sul certo ritmo. Va bene Chiara, quindi dopo domani alle mini Olimpiadi, sì, velocità 60, no? Sì. 60 salti in lungo, sì, che sono sembrano due cose molto diverse, ma chi è molto veloce poi salta anche, vabbè, ma anche per divertirsi qualche volta, certo, anche cambiare specialità. Allenamento veloce, no? Essere un divertimento. Allora, ricordiamo quindi le mini Olimpiadi a Capanne, che ci saranno sabato prossimo, inizia alle 15, no? Più o meno. Sì, 15:30 c'è la prima gara, sì. La prima gara è chiusura verso le 18:30, ecco. Questo è l'orario, quindi mi raccomando, tutti atleti, giovani e meno giovani, portatevi a Capanne da Sauro Mencaroni e vi divertirete una giornata impostata anche sul divertimento, questo è importante. Io vi ricordo che Sport e Incontri va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 24 sul canale 11 di Teleradio Gubbio, la replica i giorni successivi alle 13:30 sul canale 111 e alle 18:20 torniamo ancora sul canale 11. Il sabato è un po' cambiato l'orario, cambiato nel senso che abbiamo allungato, iniziamo alle 22:30 il sabato fino alle 24, sempre sul canale 11, e sempre sul canale 11 andiamo in replica la domenica, quindi il giorno successivo alle 14. Ringrazio Sauro Mencaroni, Luca Uccellini e Chiara Fucelli per aver partecipato a questa parentesi
dell'atletica leggera. Adesso diamo la linea ai nostri amici sponsor e poi parleremo di ciclismo con un grande personaggio che si è distinto quest'anno a livello nazionale e che poi ci illustrerà, insomma, anche il suo futuro. Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, le migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla Tavola Rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La Tavola Rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964.
Bene, torniamo qui in studio. Vi avevamo anticipato che avremmo parlato di ciclismo con un personaggio, importante che sta qui alla mia destra, Michele Corradini, che quest'anno passerà professionista. È stata una stagione importante per lui. E qui alla mia destra c'è Olivano Locatelli che, diciamo, lo ha rifinito, lo ha preparato per e questa è stata la stagione sua nel, diciamo, del salto di categoria. Possiamo parlare, no, Olivano, quando uno da dilettante passa professionista c'è un salto, no, in effetti alla fine è un salto, sì, enorme. Si spinge sempre la bicicletta, però è un salto enorme anche a livello fisico, a livello abitudine, perché nei dilettanti se corri molto fai 3 giorni per settimana, sabato, domenica e martedì, con dei vuoti, dei recuperi. Da professionista invece c'hai poche gare di un giorno e poi ci sono le corse a tappe che sono di 6, 10 e di 20 giorni, perciò cambia totalmente tutto. E poi quelle di un giorno sono le grandi classiche, quasi tutte, e no, quelle più importanti, che vengono fatte oltre i 200 km, perciò lì cambia tutto ancora, perché ancora, certo, nei dilettanti sono poche le gare che raggiungono i 170 km. Esatto. Allora, sentiamo un po' Michele. Michele Corradini è nato a Perugia, ha 23 anni, quindi sta nell'Elite Under 23, ha vinto 2 gare, 6 piazzamenti e è protagonista in parecchie delle corse che ha disputato. Correrà, già lo sappiamo, ha firmato un contratto di 2 anni con una società ungherese, con la squadra ungherese, le Power Factory Team, giusto? Sì. E correrà insieme anche a Baccio, che anche lui è stato qui con un'altra società qui in Umbria, poi ovviamente è tornato in Toscana e da lì ha preparato anche lui il salto al professionismo. Allora, intanto credo che l'arrivo di Olivano sia stato per te una spinta in più, no? Sì, con Olivano, grazie a lui, ho trovato anche delle giuste motivazioni, oltre che l'allenamento più o meno, diciamo, è lo stesso, comunque mi ha indirizzato più sulla mentalità di avere in corsa la grint e tutto il resto, per cui, diciamo, è stato questo il passo diverso dagli altri anni che mi ha fatto fare questo scalino che mancava. Certo, tu ovviamente a questo punto ci hai provato, no? Perché altrimenti no, non si arriva nei dilettanti a 23 anni, quindi sì, poca gente che poi non passa, prof, cioè parecchi non passeranno. Però sì, insomma, quando si arriva a 23 anni diciamo che le possibilità diminuiscono e quest'anno diciamo ho tentato il tutto per tutto con Olivano, che comunque è una grande persona nel ciclismo e quindi è riuscito a farmi tirare fuori quello che magari è mancato negli altri anni. Ecco, questo è importante, Olivano, riuscire a capire quanto un atleta può dare, no? Perché questo credo che sia forse la componente più importante, questo non solo per il ciclismo, per qualsiasi tecnico che va a preparare dei ragazzi e capire dove può portarli, penso che sia lì poi tutto il segreto, no? Sì, Michele mi sta dando troppi meriti, perché effettivamente il mio lavoro ci volevano almeno 2 anni. Devo dire che è stato molto bravo lui a capire quello che gli mancava. Io magari l'ho un po' pressato, l'ho tenuto in tiro, gli ho fatto fare le gare di un certo spessore che a lui mancavano, l'ho tenuto sotto tiro perché effettivamente lui aveva bisogno di correre. Però la prima cosa da ringraziare sono le sue gambe, io continuo a dirlo, sarò ripetitivo, ma di gambe così io ne ho trovate molto poche. È uno dei primi 15 atleti che io metto nei miei 38 anni che ho fatto il direttore sportivo, ma sono completamente sicuro che non è arrivato neanche all'80% di quello che lui può fare col suo fisico e con le sue gambe. È veramente un grosso corridore, non faccio sviolinate, io non sono il tipo. Sto dicendo queste cose perché spero che la capisca lui, perché uno come lui adesso può fare dai 10 ai 15 anni di professionismo, ma lo deve volere. Come mentalità manca ancora sicuramente, perché quell'anno che ha fatto con me ha bruciato le tappe, è stato molto bravo, le ha volute le cose, le ha sopportate, perché non aveva neanche l'abitudine di sopportare certe gare, di queste abitudini, il correre al sabato, al martedì su determinate situazioni.
però devo dire che è stato molto bravo anche di fronte a una bruttissima caduta fatta il 16 di giugno. Pensavo mi crollasse lì perché ha perso quasi un mese e invece è saputo rialzarsi e ripartire con grossi risultati poi, perché è il corridore con più piazzamenti in Italia. Sono andato a vedere, credo che lui sulle 55 gare che ha fatto si è piazzato più o meno a 32 e non c'è nessuno in Italia che ha fatto i piazzamenti che ha fatto lui. Vabbè, 55 gare sono importanti e significative, ovviamente significative per capire anche certo la portata e il valore di un atleta. Allora, visto che Olivano ha costruito nella sua, chiamiamolo così, costruito insomma, oltre 100 professionisti, 120 mi pare, non so adesso se dico, poi ce lo dirà, se dicono l'esatto numero, il fatto che ti ha detto sei tra i 15 che lui ha portato al professionismo, visto che non è che ci ha portato piccoli ciclisti, lui ci ha portato anche grandi ciclisti che hanno anche ottenuto dei grandi piazzamenti. Questo ti stimola ulteriormente, chiaramente ti dà anche ti responsabilizza ancora di più questo, no? Sì, è un'arma a doppio taglio, diciamo, perché essere tra i primi 15 migliori atleti che ha avuto Olivano è una grande responsabilità, vuol dire che ho delle immense qualità che magari neanche io finora sono riuscito a scoprire e lui le ha viste già da quest'anno, in un anno solo. E ora sta a me sicuramente tirarle fuori e provare a non deludere le sue aspettative. No, certamente. Poi abbiamo parlato appunto del ciclista, del tecnico. Poi io spero, se non la prossima, l'altra settimana, di avere anche il presidente Antonello Celestini, no? Perché anche lui è un appassionato di ciclismo e credo, l'abbiamo detto all'inizio della stagione, mi pare, eravate ospiti con un po' tutti i ragazzi, non tutti, ma tutti rappresentativi di tutte le età. Si parte, tranne il professionismo. Abbiamo detto che eravate l'unica società, forse l'unica, addirittura l'unica società in Italia che parte da 6-7 anni e arriva fino ai 23, quindi tutte le categorie. È stato un grande impegno Olivano, questo ha portato qualche ulteriore risultato, è giusto continuare su questa strada? Diciamo che la strada è giusta per il territorio in cui siamo, perché c'è bisogno effettivamente... Hanno bisogno anche di un grande aiuto questi due personaggi, veramente la famiglia Rossi, la famiglia Celestini. Stavamo parlando del risultato che abbiamo ottenuto con Michele, bisogna dire grazie anche a loro, che devo dire in questi 38 anni è l'unico anno che non ho mai avuto pressione, dove non mi hanno mai chiesto le vittorie a tutti i costi, mi hanno lasciato lavorare veramente, ma anche un po' troppo tranquillo. Ogni tanto servirebbe anche a me qualche pressione per capire se le cose vanno bene o no da parte loro, eppure mi hanno sempre lasciato fare, lasciato lavorare anche su Corradini quando c'è stato l'incidente, non è che hanno voluto a tutti i costi farlo ripartire, sono stato più io che loro e devo dire che questi due personaggi meritano molto di più su questo territorio per quello che stanno facendo veramente, e sarebbe una realtà che se trovassero degli aiuti attorno potrebbero andare molto lontano e fare qualcosa anche di meglio di quello che già fanno, perché quello che stanno facendo è anche unico in Italia. Noi appunto speriamo di avere Celestini e anche Rossi, tutte e due insieme a Olivano, ospiti per passare anche una serata insieme, perché in effetti credo che il ciclismo debba davvero a questi due personaggi, ciclismo umbro e non, perché adesso Michele passa professionista, poi parleremo anche di un altro ciclista. Ecco, tu eri la forte braccio da prima, no? Mi pare. No, prima quest'anno. Quest'anno, sì. Prima dove sei stato? Sono da dilettante, ho fatto 4 anni alla Mastro Marco. Alla Mastro Marco, sì. Esatto. Quindi sei tornato e vabbè, insomma, l'incontro con Olivano credo che sia stato determinante, come abbiamo detto. Sì,
l'anno scorso, diciamo, ero anche lì l'anno scorso in ballo per passare professionista, poi ci sono state alcune vicende che non ci hanno portato a firmare il contratto, però poi abbiamo trovato come soluzione migliore di puntare tutto su Olivano Locatelli, che comunque mi aveva cercato con la squadra. Certo, ti seguiva sicuro, visto che Olivano li segue tutti, soprattutto quelli bravi anche a livello nazionale. Olivano, ma adesso per esempio Michele passa professionista, magari abbiamo anche il ragazzo... Quello che ha vinto domenica? Quello che ha vinto domenica. Parashak si chiama, Parashak, questo ragazzo, sì. Ucraino, giovanissimo. Avevo capito che era un buon corridore, ma non pensavo che facesse questo salto di qualità in finale di stagione. Infatti mi ha fatto dei grossissimi risultati per l'età che aveva. Ha compiuto i 19 anni il 3 di ottobre, perciò figurati. E qui ultimamente mi ha fatto dei grossissimi risultati e poi ha vinto domenica, grazie anche a Michele, perché Michele è stato molto bravo a legare la situazione dietro quando Parashak era davanti. Lui, anche con una mano di Gerbaudo, sono riuscito a legare, diciamo, il gruppo che inseguiva. Tutti pensavano che Gerbaudo lavorasse per Michele, Michele l'aveva messo davanti a tirare, mentre il gruppo non si era accorto che invece stavano rallentando. Parashak erano in sei in fuga e poi sulla salita finale li ha staccati tutti, e quando poi il gruppo si è messo a inseguire ormai era impossibile prenderlo. Perciò devo dire grazie anche ai due compagni di squadra dietro alla vittoria di Jaroslav. Sì, no, questo è indubbiamente un fatto. Sto pensando, no, Corradini passa, questo ragazzo ucraino Parashak, che sicuramente avrà magari qualche altro ragazzo, sta a vedere che tra due o tre anni noi troviamo Olivano Locatelli a capo della Forte Braccio professionista, no, prima volta in Umbria, con già 4-5 ragazzi fondati da te, no, forgiati da te. Quindi sarebbe un piccolo sogno per tutta, credo, tutta anche l'Umbria sportiva, ovviamente, oltre che per la Forte Braccio. Tu il professionismo lo conosci, per te sarebbe come la classica ciliegina sulla torta. Ma tutti dicono che in Umbria non ci sono i corridori, non c'è magari il numero di corridori in Umbria, ma i corridori ci sono, io li ho visti fisicamente, ci sono ragazzi dotati per crescere, possono far bene, sì, però mancano di regole. Ho notato che, essendo pochi, sono molto viziati, e automaticamente quando uno è viziato, poi quando c'è da fare il salto di qualità, diventa molto 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 difficile. Però smitizziamo questa cosa qui, i corridori in Umbria ci sono, non sono tantissimi ma ci sono. L'importante è che devono fare questo salto di qualità mentale. Oh, tu Michele, rispetto agli altri anni, quest'anno hai dovuto fare qualche sacrificio in più magari? Sì, sicuramente i sacrifici ogni anno sono sempre maggiori. Quest'anno stavo molto di più in ritiro rispetto magari agli altri anni, però mi riuscivo a concentrare meglio sugli allenamenti e a preparare meglio le gare. Le gare, un pronostico su Michele Corradini da professionista: partirà come gregario o in qualche gara può anche dire la sua? No, lui può fare molto di più che il gregario. È quello che gli sto spiegando ultimamente, che continuo a dirgli non mollare, non mollare, è perché se finisci bene sei molto considerato, se finisci male fai parte dello stagno, io lo chiamo sempre stagno, perciò è sempre meglio far parte di quel 20% che poi diventa importante nel ciclismo, perché chi comincia a trascurare le cose importanti poi finisce logicamente a fare il gregario, come hai detto tu. E lui, mi dispiacerebbe che finisse a fare questo lavoro qui, anche se sarebbe capace, perché ha le qualità, ma le veramente le qualità. Lui è uno che va su tutti i terreni, ma non è il classico che va un po' dappertutto. Lui va un po' di più dell'oltre dappertutto. Ha questa struttura fisica molto particolare, questa muscolatura molto particolare, è una fibra rossa, perciò lui può fare molto se vuole. Dipende tutto dalla sua testa. Allora, con questa squadra ungherese Power Factory Team, è già stata composta, hai già un capitano, oppure ancora è tutto da comporre? No, ancora è tutto da comporre, la rosa non è completa, però diciamo che avremo Davide Rebellin come papà,
farà l'ultima sua stagione, quindi ci insegnerà molte cose sul professionismo e nelle gare, diciamo, sarà lui come punto di riferimento. Ecco, quindi Olivano è una squadra, come si dice, no? Squadra di giovani che si prepara al futuro, a maggior ragione se Michele potrà giocarsi le sue carte, no? Ma infatti è quello che appunto ho parlato quando c'era il cuoio e pelli, ho parlato con il loro manager, anche lui stava facendo due nomi grossi e mi fa: Olivano, cosa dici di questo nome e questo nome? Ma io ho detto: ascolta, mi lascia perdere, ti condizionerebbero molto la squadra, anche perché sono negli ultimi anni che questi stanno correndo, sappiamo perché corrono, e sicuramente conoscendoli non insegnerebbero molto questi due nomi che stavano, che avevano in contatto. Poi ho visto che invece li hanno lasciati perdere, ed è meglio secondo me lavorare su questi giovani, memore delle esperienze che ho fatto io alla Mercatone 1, alla Saeco e alla Lambocredi, che erano tutti ragazzi giovani, dove poi sono usciti vari corridori, Popovic, c'era Bartoli, c'era Casagrande, c'era Piccolo, tutti ragazzi molto giovani che nel tempo poi sono cresciuti, sono diventati dei grossi corridori. Dei grossi corridori, sì, in effetti questo vale un po' per tutti gli sport. Avere una squadra giovane, soprattutto in uno sport come il ciclismo, una squadra giovane dove tutti, no, magari hanno, ecco, la classica chioccia, quella ci vuole un po' dappertutto, però ecco, come diceva appunto Michele, e in effetti ci si può giocare le carte dall'inizio. E poi diceva Olivano, sì, se si parte un po' tutti alla pari, chi ha qualcosa di più viene fuori, no? Infatti è sempre così, ed è per quello che appunto, riprendendo il discorso di prima, gli avevo detto a Michele, è un mesetto che appunto gli sto dicendo: non mollare, tieni come testa, non mollare, perché le gambe le ha, la condizione ce l'ha. Ma era proprio per il suo nome, io ho detto: devi lottare fino alla fine per il tuo nome, perché quando finisci bene si ricordano di te, ma se finisci male si dimenticano. Eh certo. Allora, io ricordo appunto Don Michele Corradini, quest'anno due vittorie, sei piazzamenti da podio, sei piazzamenti, non piazzamenti, 32 piazzamenti nei 10, penso, dicevi, nei 10. Rispetto alle gare, alle 55 gare disputate, primo corridore in Italia all'Elite Under 23 ad avere questi numeri, numeri che poi obbligatoriamente, insomma, è un salto di qualità che quest'anno ha fatto, e lo ha fatto memore appunto di una, non dico ritrovata, perché è sempre ancora giovane, quindi merito, diciamo, di ancora una scoperta anche dentro te stesso, né? Forse Olivano ti ha fatto scoprire ancora più forte. Sì, sicuramente ho scoperto delle qualità che magari non credevo di avere. Poi la squadra comunque era basata, diciamo, all'inizio su di me, erano, diciamo, le forze concentrate maggiormente più su di me, e poi ora nel finale, diciamo, è venuto fuori anche Jaroslav, che è un grande corridore, anche lui, e sono felice anche di aver aiutato anche lui a portarla alla vittoria. E magari tra un anno o due ti raggiunge in questa squadra appunto che avete, che si sta, sì, componendo nel mondo del professionismo. Adesso non so quale sarà il programma, ma credo che qualche importante gara tappe Michele il prossimo anno la correrà, credo. Ah beh, questo essendo l'unica squadra ungherese, c'è grandi possibilità che possano fare il Giro d'Italia, ed è per quello che ho preferito che sia andato lì, perché c'era un'altra opzione che mi avevano chiesto una decina di giorni per aspettare, però quando è arrivata questa abbiamo fatto due conti assieme e gli ho detto: ascolta, vai lì che forse c'è la possibilità di fare il Giro d'Italia, mentre nell'altra squadra questa possibilità non c'era. Ecco, questo è importante, quindi... Sì, sicuramente abbiamo scelto quella squadra perché, anche per questo motivo, perché comunque il Giro, partendo dall'Ungheria, la squadra essendo comunque ungherese, anche con base italiana, però vedremo se ci invitano, sarà un maggiore stimolo per far bene e sperare di essere convocati al Giro d'Italia. E noi ovviamente seguiremo le gesta di Michele Corradini al prossimo Giro d'Italia, sicuramente.
Allora, noi stiamo andando rapidamente alla conclusione della nostra trasmissione, una trasmissione importante dove abbiamo parlato di atletica e di ciclismo con Olivano Locatelli e Michele Corradini. Noi con Olivano ci rivedremo spesso, intanto per parlare della team Forte Braccio, che chiaramente sarai straconfermato, no, come tecnico di questa squadra umbra. Ah, non lo so, questo non dipende da me, dipende logicamente dai presidenti, ma questa è una cosa che faremo a fine stagione. Adesso cominciamo a fine stagione, abbiamo ancora 4 gare, voglio valorizzare un po' i ragazzi che ho ancora lì, se riesco a valorizzarli prima della fine, e poi penseremo a tutto il resto. Certo, vabbè, comunque insomma, io credo, conoscendo almeno per quello poco che conosco il presidente Antonello Celestini, conosco di meno il presidente Rossi, ma penso che i risultati, no, Michele, di questo livello, magari ti farebbe piacere averlo con la tua squadra prof, da professionista, no? Sì, vedremo un po' come... Vedremo un po'. Magari sì. Ritroveremo Olivano che segue queste Power Factory Team, squadra ungherese del mondo professionistico e che, come diceva, ha grandi possibilità di partecipare al Giro d'Italia. E Michele farebbe il suo ingresso alla grande nel professionismo e poi vabbè, insomma, con Olivano ogni tanto parliamo anche di ciclismo internazionale. Questo Roglic che vince in Spagna, vince 2 gare adesso in Emilia, la Tre Valli Varesini, il Giro dell'Emilia. È davvero forte questo ragazzo. Sì, è davvero forte. L'anno scorso l'ho vissuto abbastanza da vicino, un personaggio molto molto particolare, perché non è molto simpatico, però devo dire che è molto atleta, è uno che fa le cose sul serio, è uno che si allena molto, si sa gestire molto bene, crede poco alle meteorologie che adesso vanno molto in voga, però sono contento anche per questo, perché almeno è rimasto qualcosa di umano nel ciclismo. E è un talento, è veramente un talento, arriva da un altro sport dove veramente ha sofferto parecchio per un bruttissimo incidente, e comunque è un grosso corridore, è uno dei migliori in assoluto. Bene, allora grazie ai nostri ascoltatori, grazie a Olivano Locatelli, direttore sportivo tecnico del team Forte Braccio da Montone, società che segue il ciclismo fino ai 23 anni, partendo appunto dai giovanissimi, da 6-7 anni, l'unica in Italia. Grazie a Michele Corradini, il quale ci fregiamo anche noi del nostro titolo, di averlo tenuto ufficialmente a battesimo per quanto riguarda appunto il passaggio nel mondo del ciclismo professionista. Michele, noi ovviamente ti facciamo in bocca al lupo e tutto. Grazie mille. E magari non tanto durante la stagione, perché se noi ti auguriamo di essere impegnato nelle migliori gare, ma di averti ogni tanto magari a fine stagione. Senz'altro, vedremo quando sarò libero, troveremo un po' di tempo per venire. Bene, grazie a tutti, e noi ovviamente ci vediamo domani sera con il tennis. Domani sera abbiamo il tennis.